A Fiumefreddo di Sicilia non si esauriscono gli argomenti di confronto fra maggioranza e opposizione, fra questi quelli espressi nelle recenti interrogazioni dei consiglieri di opposizione. Uno dei temi di discussione è stato quello scaturito dall'interrogazione del consigliere Mario Patti, che ha chiesto in consiglio comunale di conoscere i tempi di intervento per il ripristino di via Maccarrone. Patti lamenta il fatto che da oltre un anno chiede che si intervenga su un'arteria particolarmente importante di Fiumefreddo, ma la strada continua a rimanere priva di manutenzione. Ah, da un anno e mezzo a questa parte che in consiglio comunale chiedevo all'amministrazione di intervenire in maniera molto tempestiva sulla via Maccarrone, oltre che è una strada che veste in condizione pessima dal punto di vista del tappetino stradale, ma oltretutto quando piove si crea una situazione di disagio in quanto subito dopo il ponte di via Maccarrone si va a formare un lago, acqua che una volta andava di fluire sulle ferrovie che gli hanno prende non hanno da hanno cioè, le ferrovie hanno chiamato diciamo il comune ad eliminare questo problema eliminando il problema e non facendo fluire più l'acqua all'interno delle ferrovie, però il comune non ha risolto questo problema, infatti ogni volta che piove è una strada impraticabile, infatti ai fini della sicurezza ho chiesto all'amministrazione di intervenire in maniera immediata. Da un anno a questa parte che l'amministrazione non sta facendo assolutamente nulla. Il consigliere tira in ballo l'assessore ai lavori pubblici Claudio Fiume, che aveva assicurato la messa in atto di due interventi nella via in questione, azioni che, dice il consigliere, ad oggi non sono ancora state attuate. L'ultima interrogazione l'assessore Fiume aveva assicurato che si dovevano effettuare due interventi, uno praticamente sul progetto di eliminare l'acqua che è piovana e il secondo intervenire sul tappetino tecnicamente chiamando a fasce su quella zona, su quella strada. Ma tutt'oggi non abbiamo visto niente su questi interventi. Oltretutto l'amministrazione 2 anni fa hanno eliminato il mutuo sui tappetini stradali, perché non è soltanto il problema sulla via Maccarrone, però a maggior parte tutte le vie di Fiumefreddo hanno problemi di carenze di tappetino. Quindi ai fini di sicurezza ho invitato molto più la messa di intervenire su questa strada, ma tutt'oggi non hanno fatto niente.